allora io sono convinto che dobbiamo ripartire, guardate un po', dalla macchina comunale di tutte le partecipate. Stiamo parlando di 3.000 dipendenti comunali e 7.000 dipendenti delle municipalizzate. Bene, io penso che proprio dentro lì troveremo le risorse e le persone che avranno ancora il coraggio di darci una mano e farci risolvere i problemi, perché noi siamo i cittadini, siamo loro. Loro sono dipendenti e cittadini e sono stati oltraggiati come siamo stati oltraggiati noi. Purtroppo l'idea di una legge speciale che continua a regalare soldi, che fa arrivare soldi che poi tutti quanti vogliono, tutti quanti si dividono in maniera assolutamente impropria, spesso senza un progetto. Abbiamo dissipato un comune, una città intera, una delle più grandi città d'Italia, senza un progetto. Abbiamo speso, abbiamo venduto patrimonio per pagare spesa corrente. E ancora abbiamo uno sbilancio di 35 milioni di spesa corrente. 35 milioni spendiamo, 35, di fatto sono 70 miliardi di vecchie lire, in più di quello che potremmo permetterci. Oltre il buco che aumenta a 60 perché abbiamo avuto le multe dello sforamento del bilancio del 2013, no di ieri, del 2013, e poi abbiamo sforato il bilancio del 2014. Questi sono i 60 milioni che quest'anno non ci saranno. E per cui con chi assieme a me sta condividendo questa esperienza devo ringraziarli, perché sono persone come me che sono preoccupatissime, perché ti cambia la vita, però devo dire ti cambia la vita anche perché vediamo proprio che la città è assolutamente attonita rispetto a queste cose, è attonita. Per cui noi dobbiamo fare l'incoraggio a continuare ad aiutarci, e io cerco di aiutare loro a dargli coraggio perché siamo nel giusto.